Bentornati in questo nuovissimo video, bentornati con i pronostici di Europa League e di Conference League. Vi ricordo che qua escono i pronostici, mentre invece sul secondo canale uscirà il gol o no. Non so se oggi o domani, devo vedere se registra adesso il gol o no. Fatto sta seconda tranche degli spareggi, seconda tranche il ritorno degli spareggi. E vi ricordo, ragazzi, di iscrivervi al canale e poi vi ricordo che ogni volta portiamo ormai quelli a Serie A, quelli a Champions League e quelli di Europa League e Conference tutti in un video con tutte le gare di Europa League per le due migliori di Conference. Fatto sta che vi ricordo i risultati dell'ultima settimana. Vi informo di una cosa, che ho cambiato i match della Conference perché gli ultimi sono stati Leicester, Rangers e Marsiglia Karabag. Dopo vedrete quali sono gli altri. Fatto sta che vi ricordo i pronostici con Sheriff Praga 1-2 azzeccata a me, Barcellona Napoli entrambi 1x azzeccata, Dortmund Rangers entrambi 1 sbagliata, Zenit Betis entrambi io x2, mentre invece Bruno in questo caso 2 giusto, Porto Lazio entrambi 1x giusta, Atalanta Olympiacos entrambi 1 giusto, Siviglia Dinamo Zagabria entrambi 1 giusto, Lipsia Real Sociedad entrambi x, anzi no, io x2 mentre invece lui 1x giusto, Leicester Rangers entrambi 1 giusto, mentre invece Marsiglia Karabag entrambi 1. Alla fine siamo andati piuttosto bene perché io ne ho azzeccato addirittura 9, quindi aggiudicandomi il primo me ne sono aggiudicato uno, vincendo 9-8 solamente per aver sbagliato Dortmund Rangers. Direi che era abbastanza inaspettato. E gli scontri diretti comunque sono in questo caso in favore mio. Ma adesso vi vado a dire i nuovi pronostici, che gare ci sono, perché ci sono Lazio Porto, Olympiacos Atalanta, Real Sociedad Lipsia, Dinamo Zagabria Siviglia, Braga Sheriff, Napoli Barcellona, Real Betis Zenit, Dortmund Rangers e poi le due di Conference, che sono Partizan Belgrado, in questo caso Sparta Praga e Slavia Praga contro il Fenerbahce. Allora, io direi di partire, ragazzi, con i miei pronostici e poi quelli di, in questo caso, Nicola. Iniziamo a Lazio Porto. Lazio Porto per me 1x. Olympiacos Atalanta per me 2. Secondo me, ragazzi, sarà una gara battagliata, ma non mi sono sentito di mettere la X. Ho messo un po' di risultati fisici e un po' di X. Real Sociedad Lipsia 1x. Qua mi sento ancora di rischiare la Real Sociedad con il Lipsia che secondo me esce. Dinamo Zagabria Siviglia ho messo 2. Braga Sheriff 1. Napoli Barcellona 1x. Real Betis Zenit 1. Dortmund Rangers questa volta ancora attento l'1, Partizan e poi quelle di Conference che sono Partizan Slavia, Sparta Praga 1x e 1x anche in Slavia Praga Fenerbahce. Adesso vi vado a dire i pronostici di Nicola, ve li vado a dire tutti in seguito perché sono tutti uguali, perché lo capite alla prima 10 pronostici tutti uguali, ragazzi, perché ha detto Lazio Porto 2, Olympiacos Atalanta 2, Real Sociedad Lipsia 2, Dinamo Zagabria Siviglia 2, Braga Sheriff 2, Napoli Barcellona 2, Real Sociedad Zenit 2, Dortmund Rangers 2, Partizan Belgrado Sparta Praga 2 e Slavia Praga Fenerbahce 2. Questo, ragazzi, non mi dilungo tanto perché erano tutti uguali. Comunque, fatto sta che questo episodio dei pronostici si conclude qua. Vi do appuntamento anche al gol o no che uscirà sul secondo canale, non so se oggi o domani. Fatto sta che io, signori, vi saluto, ci vediamo con un prossimo video. E visto che non siamo a 4 minuti, che per me è il numero minimo, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella e che ogni giorno esce un video alle 7, un video alle 13:45, se c'è il post partita bene, se no magari se ne voglia vi pubblico un video alle 18 o alle 20. Fatto sta che io vi saluto, ci vediamo.